Nella contea di Jazz, tra gli arbusti secolari della foresta demaniale, radicata ai piedi della Roteband, v'è la casa di un uomo, dalla pelle vissuta, ma dallo spirito giovane. Le sue mani dure di calli raccontano una vita fatta di lavoro e sacrificio. Le sue rughe, come strade antiche e nuove, come solchi di una vita passata senza rimpianti, disegnano il suo volto. I suoi occhi puri e sinceri brillano come quelli di un bambino. Questa è la storia di Marino Dal Bosco, un padre, un marito, un uomo con la U maiuscola, cresciuto tra i boschi montani della Lessinia, i suoi più fedeli amici, a cui ancora oggi fa spesso visita. Marino conosce le stagioni, ama la neve dell'inverno, i profumi della primavera, l'ombra dell'estate e i colori dell'autunno. Marino ama la natura, rispetta la natura. Marino è come l'acqua dei torrenti, è un uomo puro, trasparente, impetuoso. Marino non teme la fatica, è abituato ad ottenere, non ad avere. È umile, sa quando deve fermarsi e rinunciare, sa che gli elementi sono più forti di lui. È un solitario che però ama parlare. Ed è proprio tra gli alberi delle foreste e dei monti che circondano Giazza che Marino si sente a casa, poiché è qui che ancora oggi vivono gli spiriti dei suoi più cari antenati, i cimbri. Questo figlio delle vette ci ha gentilmente accolto ed ospitato all'interno della sua umile dimora per raccontarsi e raccontarci qualche curiosità sulla cultura del suo amato popolo. Hier bin ich mit allen Werben. Hinter mir mir auch. Sind die Berge del Pasubio. Ich sono il vaio di colori. Il metallo è un verbo. Hinter mir mir auch. Da dio la meschina, si vede la montagna del Pasubio. Lì si sta grande evento e buscinava come perghe. Buscinava come perghe, e si venga sperato in becca e per una merga per me stata in den Seiten da. Questo è un mucchio di sassi, una marogna che è venuta giù dalla montagna. E hanno chiuso la strada, una strada, una mulattiera, non si poteva più passare di lì. Dice Zengaroso la Bochen in Fuse. Dice, scende le sciuglie, non era molto nome Himmel, e le scarpette della Madonna. Kent, Gotanvata, eris usa Sefa, varandre l'usangerne di aurne scione borte. Bartuan Asia er lertus di andre. Bamogu barcom, barandre arme laute. Di andre zet, ti aheva tamam basa, vente ombras. Lent gotan vata. I cencana dizza mezza la rosa la. Dize zain un usa ne perga. Un botan a col, be bona bon. Bar galenkenus, gerne, un dinsione, sione borte. Bar bon bo, nusame votan shefa. In vicius, un bel. La traduzione? La traduzione è: venite, buon padre. Voi siete il nostro pastore. E noi altri ascoltiamo volentieri le vostre belle parole. Le vostre belle parole. Facciamo come ci dice lei. Ba mover con barando, perché se lo dico, cosa possiamo dire noi altri, povera gente? Voi vedete. Qui abbiamo solo acqua, sassi e erba.
prendete buon padre, però sempre singolo, no? Prendete buon padre, vi dono questo mazzolino di fiorellini, questi sono delle nostre montagne e vi vogliamo bene, del buon lavoro. Varga Denkius, ci ricordiamo volentieri delle vostre belle parole. Sono volte belle parole. Bar bon bou, in usame, guoton chefa. Vogliamo bene al nostro buon pastore. Questo è un italiano e singolo perché le qualità. Questa è stata una tavola che è stata fatta, è stata dedicata al vescovo durante il 48. Quando lei veniva la prima volta in paese. Così l'avete accolto, cioè avete fatto questa tavola. Sì, sì, sì. Ho capito. Il liscio con Berne del 48. Bellissimo. E una domanda così che mi viene a pelle. I suoi ricordi dell'infanzia in questa, insomma, questa zona, nella zona di Giazza, dove insomma, sicuramente è cresciuto. La cultura cimbra, che ricordi ha, insomma, in famiglia, si parlava il cimbro. Sì, sì, parlavo solo il cimbro. Solo il cimbro. Ma per i ricordi si tagliava la legna, tutti i boscaioli, i carrettieri venivano con il cavallo, il carretto, i sois, in carrette, la vendevamo giù per fino a San Martino, Garona. Poi nella Val Fasella facevano il ghiaccio, ma è tutto un cimbro però. In quanti parlate ancora il cimbro? In quanti parlate ancora? Pochi che. Quanti presso? Se lo parlano bene sono una decina. Una decina. Pochi. Poco che lo parla, ma mettono tante parole in italiano, tutto. Certo. Ma questa tradizione qua comunque si riesce a tramandare, cioè riuscite a portare avanti il cimbro, la lingua cimbra? No, va persa. Ormai no. Neanche con i nuovi, insomma, discendenti, nipoti, figli. Insegnano anche il cimbro, però quelli che insegnano non lo sanno praticamente. Hanno fatto la scuola qui, non hanno imparato niente. C'è una signora che viene con me, che ormai lo sa tanto come viene con me a camminare, no? E continuiamo a parlare, era qui anche ieri. E ha imparato abbastanza bene. Comunque tra di voi questa tradizione non si è mai persa, se vi trovate. Sì, sì, no, parliamo sempre. Parlate. Sì, sì, noi. Dopo se viene gente parliamo italiano. Ma e quando vi trovate vi piace insomma ricordare, cioè alla fine presumo che tutti quanti sì, siete anche dalla zona, eravate dalla zona, siete ancora dalla zona, abitate qua, sì, vi ritrovate. Sì, sì. Sì, parliamo un po' di tutto, insomma. La vita una volta se adesso vuole dire qualcosa tutto. Insomma c'è anche le sue impressioni legate a quello che insomma la vita che ha vissuto un tempo, quello che si faceva un tempo, quello che è cambiato. Forse un tempo era meglio di adesso. Perché secondo lei? Perché adesso è tutto un correre, tutto una volta tranquilli la gente, anche noi altri qui. Insomma sì, è tutto cambiato, tutto insomma. E cosa è rimasto della tradizione cimbra? Ancora esistono delle feste, sì, dei sì, ritrovi? Sì, 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 esistono anche la divisa, mettiamo. Addirittura, bellissima. Sì, una divisa un che. Sì, sì, usa sì, come una volta. Quindi? Col mantello. E ogni anno facevamo, c'era gente da Verona, da tutte le parti, una scuola di 50-100 persone. Facevamo il giro del paese, poi facevamo. Avevate anche degli oggetti? Sì, mantello. Battevamo il ferro con la cosa, fuochi, facevamo. Filavamo la legna anche, hai capito? Da là, col filo, la traiamo qua con un gancio, fatto vedere tutto. Innanzitutto, grazie per averci ospitato e per averci raccontato un po' la sua storia, i suoi ricordi, e ci ha dato la possibilità insomma di riscoprire una tradizione e un'identità di un popolo che, come si diceva prima, un po' alla volta sta scomparendo, che sì, però dal nostro punto di vista è assolutamente importante mantenere viva e comunque cercare di
attraverso l'informazione, attraverso anche questo incontro qua, cercare di portare e di far conoscere a, insomma, a più gente possibile. Adesso noi gli chiediamo se è possibile di fare un saluto a chi ci segue in lingua cimbra, e posso anche recitare qualcosa, se si ricorda una poesia. La poesia mi ricordo quando veniva il Gao a Giazza, veniva tutti gli anni e portava caramelle, portava doni ai bambini di Giazza. Allora io dicevo la poesia, però me la ricordo solo poche parole. I sign die grosse Kopf von Bern, o se pensa cercano si sa von Heier. Sarebbe, sono le grandi teste di Verona che sono venuti a donarmi la casa dei bambini che sarebbe la colonia. Ah, ok. Sarebbe la colonia qui, ecco la poesia era quella del Gao. E dopo non me la ricordo più, perché tanti anni mi sono passati. Beh, comunque e... se riesci a fare un saluto in cimbro, chi ci sei? Baseonus, che non ti vignomi, se sento via, che entra il Garne, venite a trovarmi, se passate di qui, volentieri, Garne. I Zegana Garne, li vedo volentieri. Anche questa avventura è ormai giunta al termine, ma abbiamo promesso a Marino che il nostro non sarebbe mai stato un addio, ma piuttosto un arrivederci. Quest'uomo è un pozzo di ricordi senza fondo, è come un vecchio forziere che al suo interno cela un tesoro che fa riaffiorire in ogni suo racconto l'identità di un popolo. Gli uomini come Marino sono dei patrimoni dell'umanità viventi, uomini saggi e dal cuore puro, che oramai il mondo moderno fa così fatica a riconoscere e a contemplare. Le tradizioni e le culture dei suoi antenati vivono nelle rocce e tra gli arbusti di questo territorio montano, che Marino ha ispezionato in lungo e in largo in compagnia del suo fedele sonde, Sole, il suo amico a quattro zampe, che lo ha accompagnato nelle sue più fantastiche avventure. È grazie a persone come Marino che aveva ancora qualcosa di buono in questo mondo. E finché ne avremo la forza, faremo di tutto per raccontarne la storia e difenderne la memoria. Non tutto quel che è oro brilla, negli erranti sono perduti. Il vecchio che è forte non s'aggrinza, le radici profonde non gelano. Dalle ceneri rinascerà un fuoco. L'ombra sprigionerà la scintilla, nuova sarà la rama ora rotta e il re, quei che è senza corona. Grazie, Marino.